nello scorso video ho il labbro tutto spaccato qua, quindi se vedete la macchia rossa perché appunto un labbro spaccato dalla rossura. Volevo farvi oggi la recensione manga di Per colpa te mi batte il cuore di Risa Konno. Volumi totali 5 per un costo di 4,50 euro l'uno di tutta Planet. Vi faccio vedere le copertine. La prima copertina è questa con Arima, che intanto vi presento tutti i personaggi. Questa è Arima. Questa è Tsukasa. Questa è di nuovo Arima. Questa che vedete qui piccolina è Mayu. Questo è Asebe e questo è l'ultimo volume con questa bella copertina tutta quanta colorata. Allora, di che cosa parla questo manga? Questo manga parla di questi due ragazzi, i protagonisti principali, che sono appunto Tsukasa e Arima, che frequentano le medie e praticamente quando alla fine delle medie, non sapendo in che scuola andranno, Tsukasa decide di dichiararsi ad Asebe. Ad Arima, scusate, Tsukasa decise di dichiararsi ad Arima, tutti questi nomi non mi ricordo più niente, ma viene respinta. Nello stesso momento capisce che Arima gli dice: guarda, andremo alla stessa scuola. Boh, gli dice di no, però allo stesso tempo dice: ci troveremo alle superiori. Ragazzo strano. Comunque. Lei è tutta contenta, taglio di capelli nuovo, tutto nuovo, è sempre innamorata di Arima e cercherà in ogni modo di innamorarsi, appunto, innamorarsi, di far vedere i suoi sentimenti, di fare in modo che Arimi si innamori di Tsukasa. Tsukasa nel frattempo fa la conoscenza di un terzo personaggio che chiameremo ancora, si chiama Asebe, che non si trova la copertina, ve la faccio vedere. Asebe, che è lui, che è un amico di Arima, appunto, e diciamo che ci sarà il triangolo amoroso, poi ci sarà anche un quadrato amoroso, perché spunterà anche la ex di Arima, ovvero come si chiamava? Mayu, questa ragazzina odiosissima. Tutto questo in 5 volumi. Ovviamente si metteranno insieme. Quando si metteranno insieme succederanno un po' di casinetti. Gli unici casini che esistono sono qua dentro, nell'ultimo volume. L'ultimo volume succedono i casini. Allora, cosa dire di questo fumetto? Il disegno mi è piaciuto molto. I primi volumi mi sono piaciuti tanto. Principalmente questi cambi sono giusti veramente tanto. Poi, come il filo rosso, ho fatto tipo così. Vroom. Non so come mai, sinceramente, li ho trovati poi dal numero 3 in poi, li ho trovati abbastanza banalotti, abbastanza uguali a tutti gli altri, quindi sinceramente non lo so. Non posso non considerare questo fumetto perché comunque la storia è carina, è bella, ma non è niente di innovativo. Cioè, se cercate qualcosa, una storia nuova, particolari nuovi, veramente problemi anche nuovi, perché sono sempre gli stessi problemi, scordatevelo. Questa è una storia classica shoujo di 5 volumi, quindi vabbè, comunque sono una ventina di euro da spenderci dietro, neanche, perché l'ho trovata anche usata, quindi appunto io per me la consiglio perché comunque il manga shoujo è carino, ha un disegno carino, vi faccio vedere subito il disegno. E niente, io lo consiglio comunque. Voi avete letto? Cosa ne pensate? Ditemelo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.